cari amici di Cammina con me, voi che state seguendo questa avventura che comincia oggi da Poggio Bustone, che mi porterà in 500 km sul cammino con le ali ai piedi fino alla Puglia, ecco il mio inizio, un inizio battezzato da un signore che si chiama Remo cugino Battisti, di Lucio. Cugino di Lucio. Siamo nella bellissima Poggio Bustone all'ora del tramonto. L'ora del tramonto che... Dai giardini di marzo. E con Remo, adesso andiamo a vedere, Remo, una statua molto speciale, con questo sole bellissimo. Qual è questa statua? Ce lo vuoi raccontare già? Questo rappresenta... è una statua dedicata a Lucio. Vediamo che nella luce compare la statua di Lucio. Battisti. A Poggio Bustone, la sua città natale, perché qui da Poggio Bustone comincia il cammino con le ali ai piedi, battezzato da San Francesco per l'importantissimo convento di San Giacomo che testimonia la presenza di Francesco qui, ma anche battezzato, ladies and gentlemen, wow, dal grande Lucio, che meraviglia! Allora ascolta Remo, dai giardini di marzo, io e te adesso ci facciamo una bella chiacchierata in cui avremo modo di sentire proprio dalla tua viva voce, cugino di primo grado, la vita a Poggio Bustone ai tempi di Lucio Battista, ragazzino, Lucio Battista di ragazzino, quando eravate proprio due cuginetti che insomma in tempi di subito dopo la guerra davvero straordinari. Nessuno lo sa, ma Lucio doveva morire da bambino. Veramente? Certo. Oh mamma però mia. È un episodio brutto che io non vorrei raccontare. Non lo raccontiamo, raccontiamo solo cose belle e salutiamo tutti quanti dalla statua di Lucio Battisti con Remo Battisti. Prima ho detto Battista perché qui c'è pure San Giovanni Battista, sì, è tutto un Battista, il padrono del paese. Sono felicissima Remo, evviva, comincia la mia avventura, battezzata da, benedetta da San Francesco e Lucio Battisti. Iniziamo subito la nostra chiacchierata, ciao!